tantissima, perché sì, sentendo i pensi su YouTube, cioè, diciamo, spaziamo abbastanza. Sì, infatti, sì, volevo sapere com'è stato all'inizio unire tutti, perché penso che ognuno di voi abbia una tragedia, le esperienze differenti. Sì, sì, ognuno di noi ha un background differente, quindi all'inizio caos. È stato il caos, sì, no, sinceramente, perché ad esempio per un pezzo che comunque parlava di una tematica sociale molto forte, che è quella della precarietà lavorativa, io chiesi a Matteo: Matteo, gradirei qualcosa di spinto, di pesante, di... Ora io, venendo dal funk e comunque dall'hip hop, doppia cassa, distorsione aggressiva, e non era il mio concetto di pesante, però gradualmente le cose si sono... incastrate. Sì, incastrate. Animato, insomma, ci è voluto molto tempo. Anche con le risse, però alla fine... Con le mazzate, ma... Abbiamo rischiato parecchio. Soprattutto menarci, io soprattutto. Di prenderle, ovviamente. No, però è stato, diciamo... molto molto intenso. Se immagino. Diciamo così. Cominciamo a far ascoltare qualcosa dei Fine Island Project ai nostri radioascoltatori, e questa è Precauzioni. Noi torniamo fra poco su www.radiobaiano.it ad Indifferenti. Travolge questa danza, cuore infranto, cippa lipa, sei già stanco? Skippa! Ho pensieri bomba in mano, li trascrive questa mano, se non hanno direzione, scusa l'emozione! C'è una grande armata contro bimbi con la fionda, non sarà una passeggiata ma un gran ghiaccio che ti sfonda. Io sto con la banda, contrabbanda, baraonda, in ostaggio ma a mio agio come un panda in minigonna. Io non faccio musica, la musica vi suona. Minestrone in sette note che fa crepi alla parete. Io non faccio musica, lei che me ne suona. Ti ribalta, ti percuote, squarta i buchi della rete. T'aspettavi il salvatore, sto più fuori di un trattore. Il soundcheck fa cacare, la tua band non prevale. E poi troppi contenuti, puoi lasciare tutti muti per comporre una canzone. Hai ragione, fai il buffone. Remo rima, dopo rima, dalla mina un'altra mina. Con barolo musicale, se poi vende come un picchio sui coglioni. Kawabonga, pandemonio, sopraggiunga il manicomio. Io non faccio musica, la musica mi suona. Minestrone in sette note che fa crepi alla parete. Io non faccio musica, lei che me ne suona. Ti ricorda, ti percuote, squarta i buchi della rete. Siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it, sempre con me, Francesca, con Marco e con i nostri ospiti di questa sera, i Fine Island Project, che mi stavano chiedendo a cosa serve la campanella sul tavolo. Questo è sempre il difetto di avere le cuffie. No, faccio più. Questa campanella è stata... Questa campanella sarà introdotta da Nino, che ora è fuori. Ci manchi. Che ci manca molto. Ciao, Nino, ci manchi. E in pratica lui sostiene che io sia una portatrice di ansia. Non è vero. Anche tu. Bene. Anche io. E quindi questa campanella serve ai nostri ospiti perché ogni volta voi avete un minimo sentore di ansia,
potete suonare quella campanella e io mi fermo immediatamente. Ok, quindi cioè io tipo devo suonare sempre. Quindi, vabbè, la porto a casa. Oppure anche quando sentite caldo e volete fare pausa, voi la suonate. Ok, quindi... Quindi rispondi ai vostri ordini, okay, quella campanella. Buona sapere, mi sta molto simpatica. Non so se arriverà qualcuno, se hai fame, però puoi provare a suonarla. Per me non è vero. Ballo ancora una volta. Forse viene mamma. Dicevo prima che ci meniamo, no? E quindi sta per succedere. No. Ora vi faccio una domanda che solitamente faccio sempre, specialmente quando mi capitano gruppi. Pregi e difetti. Per esempio l'ansia. Io sono una persona super mega ansiosa e super mega complessata, cioè ho proprio, sì, complessato la parola giusta, quindi quello è sicuramente un difetto. Sono un gran rompicoglioni, cioè sono molto 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 pignoso su molte cose. Finalmente. Però, diciamo, pregi, no. Io non lo so, non credo di averlo. Però abbiamo testi, tante cose in comune. So scrivere, dicono che so scrivere i testi. Le birre. E so aprire le birre. Per noi esce le birre. Ottimo pregio. Sì, no, vabbè, soprattutto per il dentista. Pensi da solo i pregi. Oh, non so. Però guarda, è la prima volta che una persona fa autocritica dicendo i propri difetti. Posso farlo anche io. Dai, tu ad esempio, che difetti io sono perfetto. Grande, ed è un difetto, è un enorme difetto, perché non puoi migliorare. La mia imperfezione, sono perfetto. Complimenti. Grazie. Questa te la sei studiata a casa, no, di la verità. Mentre viaggiavamo, sì, adesso cioè, posso vedere la campanella? Certo. No, vabbè, sto scherzando. No, in realtà no, cioè anche io sono molto fastidioso, molto... Dai, ti innervosisci. Sì, io mi innervosisco. Ti innervosisci, sei irrascibile. Molto facilmente. Sei zitto. non sopporto l'arroganza. Mm-hmm. Basta. E cerco moglie, no? Cerco moglie. Vogliamo fare un annuncio? Sì, sì. Cerco moglie. Ragazzi, è ricco. Possibilmente, sì, sono. È facoltoso, Matteo è molto facoltoso. Ansia. E basta, non ho niente. E quindi passerei la palla a Mikhail. Ok, mio pregio, iniziamo dai pregi. Allora, mio pregio è, cioè, si sente che sono pugliese. Poco, appena una punta. Poco. Gli occhi azzurri. I difetti. Difetti, che sei lunatico, so. Che domande. Non lo so, ti avviso, probabilmente, no. Puoi dire qualunque parolaccia. Stai continuando ad ammaccare la mia chitarra. No, Matteo, ho colpito il tavolo. Ok, il mio difetto è mancare le chitarre di Matteo. Valerio? Difetti, troppo silenzioso. Ma troppo. Troppo. E allora, di ramarro verde, Valerio. No. E il pregio? È un bel bagnone. È serio. Ci passa a prendere col pandino. È molto, quindi sei colui che porta la macchina. È molto matura per avere, insomma, 40 anni. La Panda è un'ottima macchina. Un suo pregio è avere 20 anni da quando ne ha 13 o 14. Sì, l'altro pregio è avere 10 anni meno di me. Sì, quello si sopra. E fatevi due. Avere più capelli di me, insomma. Molti Marco. No, volevo sapere, appunto, tornando sempre alla domanda iniziale che vi ha fatto Francesco, voi appunto siete di età differenti, sì. Vi siete conosciuti in periodi diversi? Allora, iniziamo dicendo che... Allora, sì, raga, comunque, un attimo solo, cioè abbiamo dimenticato, noi abbiamo altri due elementi che abbiamo in... Li abbiamo abbandonati. Li abbiamo lasciati. A mangiare. Stanno mangiare, maledetti. No, ma non li abbiamo lasciati in autostrada. No, purtroppo no. No, sono a mangiare, stanno a fare... Allora, dicevamo, io e Andrea ci conosciamo sin da piccoli. Sì. A scuola, giocate a pallone, insomma, un po' mazzate. Sì, poi ci siamo persi di vista, vabbè. E poi ci siamo strade. Ritrovati. Lui ha scelto la droga. Lui l'alcol. Quindi, no, non è vero. Io ho scelto tutte e due. No, vabbè. Sto scherzando. No, vabbè. Sì, poi ci siamo ribeccati e abbiamo iniziato a musicare insieme. Sì. Poi c'è anche da dire che praticamente io, Mikhail e Pab, l'altro, il tastierista. Pab, quello che sta al pub. Che, sì. Esatto. Che sta al pub. L'altro elemento. E che elemento. Che elemento, davvero. Praticamente ci conosciamo da sempre perché siamo cresciuti nello stesso quartiere, quindi da piccolissimi, dalle elementari.
però inizialmente proprio la musica non era neanche nell'anticamera del cervello, cioè facevamo quello nascondino, che facevano tutti i bambini, calcio, cioè, botte, le biglie, oh, sì, le biglie, il pallone, questo. Valerio e Giovanni sono invece quelli che sì, non c'entravano proprio niente, li abbiamo trovati per strada dopo aver cambiato veramente tanti. Noi per arrivare a questa formazione abbiamo cambiato 7 elementi, siamo in 6, Madonna. Quindi fatevi i conti. E quindi sì, loro due sono arrivati più in là e per fortuna, devo dire, perché insomma hanno dato una bella mazzata alla faccenda. Una bella mazzetta di groove. Qual è stato l'apporto che vi hanno dato in più? Innanzitutto le bestemmie. Sì, sì. Sicuramente. Quelle sono fondamentali. Gianni, diciamo, l'abbiamo molto sfruttato per andare a prendere le pizze. Sì. Giovanni, il nostro batterista. Poi si è ribellato. Sì, diciamo che poi, capito, è salito di grado, perché c'è anche un sacco di nonnismo in panale, in realtà. No, sì. Soprattutto lui che potrebbe essere mio padre. Sì, Matteo. Valerio studia. Studia, Valerio. Infatti, Matteo del 64. Del 32, sì. No, vabbè, ma comunque sì. Niente, Giovanni... Diciamo che uno dei motivi per i quali è rimasto nel gruppo è perché è uno dei pochi elementi che nei momenti turbolenti riesce a calmare un attimo la situazione. Sì, è una persona molto pragmatica, quello più vivace. Però in realtà sì, è iperattivo. Cioè, noi crediamo che cioè, però... lui è praticamente sempre fatto. Cioè, lui è così. E poi cioè... ha una dedizione verso lo studio della batteria. Sì. Cioè, perché lui ha detto: io voglio fare il musicista. E lui fa appunto, solo quello. Cioè, diciamo, terminati gli studi, esatto. Ha continuato poi con il conservatore. Sì, continua quindi, e continua tuttora a studiare quella strada. Sì, sì, poi studia anche batteria. Con Rino Corriere, che è il batterista di Caparezza, insomma, lui ha proprio intrapreso un percorso, sì, sì, un percorso accademico, proprio... cioè lui sta 9-10 ore al giorno sulla batteria. Quindi è un signor batterista. Sì, no, deve crescere, nel senso che comunque, come tutti assolutamente. Sì. No, diciamo però che se no poi... Molto bravo, molto bravo. Sì, altrimenti se la crede. Sì, sì. Ah, no, lungi da me. No, è sicuramente la persona più dopata di noi, cioè nel senso che quello che... Sì, cioè, infatti, per questo non abbiamo... Oh, Giova, come stai? Ah, vogliamo, sai, lui parla normalmente così, lui parla veramente così. Cioè, non abbiamo portato così sì, qua, perché... Cioè, tipo, oh, Giova, dobbiamo andare a Caserta, cioè abbiamo un'intervista, poi cioè abbiamo una bella serata... Oh, lo so, ma c'è e parla proprio così, cioè vive in extra beat, proprio così. Peccato di non averlo. No, meglio, cioè... Non, cioè però ti salutiamo lo stesso. Ciao, ciao Denver. Ci vediamo dopo. Ciao Denver. Sì. Nel frattempo, prima di ascoltare yes. un pezzo live dei ragazzi, facciamo ascoltare un altro pezzo e questa è Dottore, forse ho la creatività. Dai, Che bel pezzo, dai. Che bel pezzo. Gente come me che ha un'identità stretta e omologata in ogni città, in schemi con problemi di flessibilità, e dice che il sistema che ha qualcosa che non va. Sai che non lo so nel mondo dove vivo, devo essere un vivo per sentirmi vivo. Io che non respiro alla notorietà, non riesco a porre freno alla mia creatività. Cosa voglio dirti? Spesso troppe cose, sperando che capisci almeno qualche frase. Sei Giuda se sei quello che distrugge e giudica ogni atteggiamento e dopo predica. Ti ho detto che vogliamo tutti a bordo del mio giambo. Ti chiedi dove siamo? Tutto in giro per il mondo, coi viaggi nella testa, con pochi euro in tasca, il punto esclamativo che da poco c'è una risposta. Forse lo scrivo, ci penso ed è intenso, ora si prova a spiegarti cos'è. È quello che vuoi di più, di più. Senti che galoppa sul blu, fa perdere la calma, mi contagia, resto a galla, l'esplosione di una stella nella testa di chi parla. È libertà, vitalità, è una abbondante dose di creatività. Mi porta a fare meglio se la metto nei versi, in questo ritornello tu puoi perdere i sensi. Arriva dritto e forte come un pugno sul mento, martella il mio cervello anche quando sto spento. È libertà, vitalità, dottore forse ho la creatività. Ho provato ad essere normale, preciso, scontato, uguale. Ma io mi sento stretto a fare come voi, per paura di mostrarvi non parlate mai. Guai a chi si esprime e lo fa per esigenza, fuori dal regime di bella apparenza. Badiamo alla sostanza, l'essenza creativa che non bussa, picchia forte, che la senti quando arriva. La creatività che mi porta a fare questo è come una luce quando fuori è buio pesto, e la
patologia di una mente in anarchia. E non è colpa mia se sta malattia mi porta in senso opposto alla ricerca del mio posto. Quantifica nel prezzo, sarà sempre troppo basso. Come un basso rotolante che più scende più è pesante. Non importa che ha davanti, ne trascina tutto. È quello che vuoi di più, di più. Senti che galoppa sul blu. Fa perdere la calma, mi contagia, resto a galla. L'esplosione di una stella nella testa di chi parla. È libertà, vitalità, è un'abbondante dose di creatività. Mi porta a fare meglio se la metto nei versi. In questo ritornello tu puoi perdere i sensi. Arriva dritto e forte come un pugno sul mento. Martella il mio cervello anche quando sto spento. È libertà, vitalità, dottore, forse ho la creatività. Siamo tornati su www.radiobaiano.it, indifferenti con i Pine Island Project, pronti per un live. Cosa ci va ad ascoltare? Allora, vi facciamo ascoltare una versione acustica di un pezzo che dà il titolo al nostro secondo EP e si chiama Troppo strani, troppo eterogenei. Ah, possiamo. Ah, possiamo. Quando vuoi. Beh, voglio uscire. Dai. Strani, troppo eterogenei, vendetevi dei vani, vani, micrageni. Sfondo porte chiuse, ballo omologato, dormi verso il fondo, un motivo criptato. Come un writer con gli spray. Disco fiacco garantisco, fiasco pacco già previsto. Lesto rischio mischio, francamente me ne infischio. Crolli che controlli, suona ritmi troppo molli. Ogni nostra perla fa ballare pure i sordi. Troppo strani, troppo eterogenei. Vendetevi di vane, vane, mega geni. Sono porte chiuse, ma verso il fondo. Troppo strani, troppo eterogenei, troppo strani, troppo eterogenei. Se siamo di passaggio ti lascerò uno sfregio. Pesa la prove, troppa paura, sarracinesca chiusa a metà. Prove su prove, trovo la cura, ti crea la vita, la creatività. Scusa la tua accusa, lancia rime alla rinfusa. Per ogni barra chiusa la tua gatta fa le fusa. Tieni il passo, sfondo e passo, mica busso, come no. Il mio estro caccia un destro che è maldestro. Pappe e cover band, tagli e quali a Barbie e Ken. Zen, jam, fast e rem, gang e bang in BBM. Ami piani insani, ti sei rotto degli schemi. Troppo strani, troppo eterogenei. Troppo strani,
devi vale, vale, di cacciare su, tutto chiuso in ballo, monocato, dove sul fondo non devo più intanto, troppo strani, diventato, diventato. Molto banalmente, se volete parlarci un po' di questo pezzo, com'è nato? Sì, sì, volentieri. Allora, tra l'altro il tuo rap, scusami se ti interrompo, mi ha ricordato molto, cioè nel tono della voce, molto Frankie Energy. Così. È una cosa che mi dicono spesso. Non so se ti fa piacere una cosa. A me fa piacere, perché comunque Frankie Energy rappresenta, secondo me, una pietra miliare dell'old school italiana, cioè... Quelli che il bel pensano lo conoscono tutti. Bellissimo. Però anche Autodafé, il beat come anestetico, insomma, ce ne sono dei pezzi belli suoi. Io personalmente cerco di ottenere uno stile tutto mio, però sì, no, lo prendo come un complimento. Non timbro, capito? Non di stile, sì, vero? Sì. No, questo pezzo ci piace un sacco perché, diciamo, racconta un po' in maniera molto molto criptata, appunto, un insieme di tutti quelli che sono i nostri aneddoti, le nostre avventure. Infatti l'inizio, come fa l'inizio, Matteo? L'inizio fa... Non lo ricordo. Come fa l'inizio? Aspetti, che parli. Dall'inizio di questo pezzo che abbiamo appena fatto, te lo ricordi? Di gasolio, Matteo. Di gasolio, troppo strani, troppo eterogenei. Vendetevi divani, vani mica geni, sfondo porte chiuse, ballo omologato, dormi verso il fondo un motivo criptato. Apparentemente non ha senso, invece vendetevi divani, che vuol dire? Se andate su YouTube, sul nostro canale, e trovate dei video che hanno come protagonista questo divano, che è stato un po' il nostro, diciamo, la nostra prima mascotte, chiamiamola così. E quindi, appunto, partendo da quell'idea, siccome soprattutto all'inizio, ma che genere fate? Oltre alla classica frase del cazzo che ma quanta gente mi porti, c'era anche la stupenda frase ma che genere fate? Allora, noi crediamo che, essendo una band che punta a fare inediti, se uno non sperimenta, non può dare da subito. Cioè, non è che mi sveglio una mattina e dico voglio fare blues. Cioè, devo capire se sono in grado. E quindi non eravamo in grado di rispondere la loro risposta. E quindi c'è la nostra risposta. Vendetevi divani. Cioè, quella, capito? Cioè, dato che non sappiamo cosa fare, pensiamo a un altro business. E tutte le parole che seguono sono titoli di nostre canzoni. Mentre le strofe, se vuoi, sono un misto di finta autocelebrazione e anche, diciamo, aneddoti. C'è un verso che fa: quando quel poco divenne sommossa, un caro amico si ruppe le ossa. È un fatto vero. Cioè, al nostro primo live, durante un poco, un amico si frattura un polso. Quindi, cioè, fantastico, capito? È poco violento, però. In realtà non c'era chissà quanta gente, però insomma l'euforia del momento fu proprio una cosa anarchica, diciamo, suonare così. Proprio con i fanali. Sì. Bello. Tanti, ce ne sono tanti. Infatti, appunto, in questo pezzo c'è. È un agglomerato di aneddoti e di cazzate panailandiane, tutto qua. Cioè, cazzate in senso buono. Buono. E invece, che tipo di evoluzione c'è stata dal primo al secondo EP? Cioè, quali elementi avete conservato e quali invece sono gli elementi di innovazione in questo vostro nuovo lavoro? Questa proprio... No, questa è una domanda. Non la sappiamo. Diciamo, non la sappiamo. C'è un'altra. No, nel senso che, diciamo, allora, mettiamola così. Inizialmente, essendo proprio dei ragazzini che cercavano di giocare con la musica, tu no, c'è un po' più avanti con l'età. Ma lui si sente giovane dentro. Sì, assolutamente. Assolutamente. No, dicevo, abbiamo proprio sperimentato, quindi il primo EP sono proprio, secondo me, quattro tracce, una completamente diversa dall'altra. Semplicemente le abbiamo volute fare perché consideravamo giusto, possiamo dirlo, levarcele davanti, cioè nel senso metterle da parte e pubblicarle, perché comunque ci rendevamo conto che gradualmente stavamo, tra tante virgolette, evolvendo verso altri interessi. Non c'è proprio una differenza precisa tra il primo demo e il primo EP autoprodotto. Diciamo che forse il primo EP, Troppo Strani, Troppo Eterogenei, ha
al suo interno un po' di esperienza in più, però comunque è ancora sì, c'è sempre il filo conduttore, cioè c'è sempre la, la solita atmosfera, cioè ci siamo sempre noi, siamo sempre noi che cerchiamo, sperimentiamo e tutto il resto. L'unica differenza forse è proprio quella, cioè il fatto che la macchina era già un po' più rodata, un po' più. Però ad esempio c'è, cioè, il pezzo che abbiamo sentito prima, Precauzioni, lo dice proprio nel ritornello, dice minestrone in sette note che fa crepe alla parete, perché effettivamente, cioè, noi abbiamo proprio pensato, noi dobbiamo capire cosa vogliamo fare, quindi proviamo a fare quello che ci passa per la testa, che secondo me è una cosa, insomma, bella. Bella. Molto passiamo bello. ad una domanda un po' più divertente. Com'è un vostro live? Cosa si deve aspettare stasera chi viene a Caserta? Perché stasera ricordiamo dove suonate. Sì, allora stasera noi suoniamo al Taddeus Pub e insomma, secondo me abbiamo preparato uno show con i Controcazzi, nel senso che i nostri show sono sono molto umile. No, vabbè. Insomma, abbiamo voluto fare una cosa forte, suoneremo praticamente quasi tutti i brani che abbiamo e quello che lo caratterizza è il fatto che anzitutto cerchiamo molto di coinvolgere il pubblico, perché i nostri pezzi sono, alla fine credo si senta, cioè sono comunque molto ritmici, molto... Ci sono anche pezzi più conscious che parlano di argomenti più seri, però prevalentemente, specie quelli fatti più all'inizio, sono proprio allegri, cioè sono fatti per divertire, per muoversi, che insomma, io reputo una cosa molto importante, perché per carità, cioè, uno va dai concerti, ok, si ascolta il pezzo che magari ti racconta una storia importante, però secondo me, cioè, non deve tornarsene da un live in paranoia, deve stare preso bene, quindi tu lo devi far divertire. Quello che caratterizza i nostri live è proprio questo, cioè il fatto che noi cerchiamo di far divertire la gente e, cioè, la prendiamo anche molto in giro. Poi i nostri live sono correlati da, contornati da anche proiezioni video. Di video che realizziamo anche noi, perché il nostro tastierista è anche videomaker, quindi integriamo appunto con queste proiezioni, alcune sincronizzate durante la performance, altre invece che intervallano l'esecuzione dei brani. Quindi sì, è uno show abbastanza ricco e abbastanza caotico, con punte più serie, ma prevalentemente vivace. Vivace. La cosa più strana che vi è successa durante un live? L'episodio più divertente, più strano? Ce ne sono un bel... Vabbè, dal... Da Gianni che smonta mezza batteria. Allora, allora, stavamo suonando al porto... Stavo per morire, quindi non è stato divertente. Stavamo suonando al porto di Bisceglie, della nostra città, sul palco, e praticamente... Stranamente c'era tanta gente. Sì, stranamente c'era moltissima gente. Sai uno di quei live che tu dici, tanta gente, non dobbiamo fare niente di sbagliato. Allora, che succede? Succede che tipo al primo fill, quindi tipo... Proprio ta ta ta. Cioè, non so se gliel'avevano montata male, non so che cosa. Insomma, fatto sta che praticamente metà della batteria è a terra. Rimane solo con la cassa rullante. Cioè, resta Giovanni, cassa rullante. Io poi ovviamente... Sì, sì, assolutamente. Ma Giovanni non si discute sul fatto che sia preparato e tutto il resto. Io ignaro completamente, perché essendo avanti ovviamente guardavo il pubblico, cioè non mi accorgo assolutamente di nulla e, cioè, vado dritto per la mia strada. A un certo punto mi fermo e vedo Giovanni proprio con la faccia disperata che dice, oh, calma che qua... Questo è un aneddoto, ma ce ne sono tanti altri, tipo stiamo suonando a scuola, al liceo scientifico sempre di Bisceglie, sound check, muovo un cavo, Matteo dà una plettrata, cos'era il trasformatore, sì, della soundcheck alle 8, live alle 9, andiamo al negozio del papà di Matteo, il grande, possiamo salutare Brutal Mario, cioè, ragazzi, salutiamo Brutal Mario, un po' di pubblicità, no, è un, diciamo, un mostro dell'elettronica, cioè, ci ripara questo piccolo difetto e tac, siamo di nuovo sul palco. Ma veramente, cioè, stiamo qua fino a domani mattina, ne sono successe tantissime. Ok, dimmi un'altra. Vinciamo il contest di Stazione Birra a Roma. Andiamo a prendere, cioè, dopo ovviamente aver festeggiato e tutto, ci fermiamo a prendere dei cornetti, becchiamo su un accordo anulare regalati da Mandriese, becchiamo la, appunto, becchiamo la insomma la tipa la come si chiama, non lo so, vabbè, ci fa, ma voi siete pugliesi? Sì, io sono di Andria.
tipo, cioè, a pochissimo. A tra luce e vino. Sì, ci saremmo aspettati delle mozzarella. E invece no. Dalla, sempre a Centocelle, eravamo nel furgone, Matteo, in tutta la sua eleganza, aveva preso, voleva far prendere aria ai piedi, quindi ci aveva fuori. In questo, nel momento in cui lui sta, diciamo, facendo... Giocherellando. Passa un centauro in moto, che si ferma accanto a noi, cioè... Ovviamente, capito, un centauro non è sicuramente un Teletubbies, cioè molto, capito, sì, non cioè, è venuto a fa paura a vederlo, no? E lui si ferma proprio accanto a noi, Matteo, che non sa resistere, ignaro, ovviamente, cioè muove un po' i piedi così, questo dà un pugno così al piede, in segno di rispetto, sgasta, tu la capisci che Roma è tua, capisci? Perfetto. Oppure il passo dimenticato. Oppure sì, live a Barletta, soundcheck, tutto il resto, così colà. Oh raga, mi raccomando, io arrivo più tardi che finisco scuola, questo Valerio. Mettete tutto al centro della sala prova in maniera tale che quando dobbiamo andare a caricare sta tutto là e non ci sbagliamo. Sì. Tranquillo. Arriviamo, montiamo, soundcheck. Raga, il passo. Ci siamo scordati il basso. Pablo, il nostro tastierista, che è a 170 all'ora. Anche sulla... pilota, di fronte, oltre ad essere tastierista, sì, videomaker. Sì. Ah, mille doti. E lì nacque. Allora, sì. Noi lo chiamiamo Gasolio, in realtà si chiama troppo strano e troppo eterogeneo. L'abbiamo chiamato Gasolio perché? Perché esiste un pezzo dei Subsonica che si chiama Benzina Gosci, che praticamente, se vogliamo, parla più o meno la stessa cosa. Cioè, quello è un pezzo... che fa dell'ironia e ci mette dentro un po' di autocelebrazione, no? Ma è più un levarsi un sassolino dalla scarpa, perché cioè, tu ne hai veramente piene le palle della gente che ti dice come lo devi fare, quando lo devi fare, perché lo devi fare, no? E quindi, cioè, dato che benzina c'era, noi abbiamo pensato a gasolio, capito? Che la macchina di pare, e c'è da dire che praticamente quasi tutti i brani hanno un nome ufficiale. Sì, è un nomignolo da... È un nome, capito? C'è anche un testo a parte che non vi faremo sentire. Sì, ci sono anche tipo... Meglio di mica uno solo. Quella si chiama anche 170 all'ora. Quella si chiama anche 170 all'ora. Appunto per questo fatto. Perché Pab, per andare a prendere il basso, tipo, ha, non so, bruciato autovelox per recuperarlo. Ma come ho detto, ce ne sono un botto di aneddoti. Telefonini che suonano. Sì, di tutto, no, è capitato. Okay, questa è veramente, diciamo questa, poi non diciamo più niente, però questa è veramente... Questo cioè, è un mistero. Questo è proprio un mistero. Sempre dopo aver vinto il contest a Stazione Birra a Roma, ci albergo. Mettiamo a dormire, tra virgolette. Albergo nell'aeroporto, diciamo. Albergo, sì. Andiamo a risparmio. Vabbè, dai, troviamo un bed and breakfast di quelli proprio ruzzolanti. Hotel Ciampino. Così. Dove era il bed and breakfast? Accanto alla pista d'atterraggio. Cioè tu fai che quando atterravano gli aerei vibravano le vetrate. Sì. Ecco, fatto sta che alle 4 di notte squilla un telefono che non era il nostro. E non cioè, si è mai trovato. Non si è capito da dove veniva, di chi fosse. Nulla. Cioè una suoneria tra l'altro anche inquietante. Sì, era suonata questa suoneria che però non si capisce. No, non era così, Matteo. No. No, vabbè, non è gigantino. Però è successo davvero. È successo. Vabbè, ma tu non eri. Cioè, però che mistero. Ma tu non eri nella nostra stanza. Ah, vabbè, però ci è venuto dopo per Gary Cornet. Ah, ecco. Sì, l'appuntamento era alle 9. Loro alle 9 e mezza stavano ancora in pigiama a dormire. E vabbè, ma siete artisti, ci vuole un po'. Sì, ma dovevamo restituire un furgone. Ma se no da 120 euro erano 240 euro. Però quindi, ci sei tu? Che li riporti sulla retta via. E allora, si frega i cornetti. Si frega i cornetti. Così loro sono usciti subito. Però non hanno fatto. Ma che tu con la glicemia non è che stiamo... Facciamo ascoltare un altro pezzo. Ma quello che vuoi. Sto scherzando. Mandiamo la ballata omologata, come mi suggeriscono Ivan Island. E noi torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Somministrata in dosi abbondanti, conta quanti sono i cantanti. Con il suono prestampato, alternativo preconfezionato, verbi all'infinito, messaggio scontato. Suoni la hit per fare il boom, bello indorato con autotune. Storia vecchia ma piace alle masse, questione di stile, questione di classe. Musica vera sai fare di più, cresci tribù, antitabù. Suono quando imponi di abbassare i toni, suono che trasmette giuste vibrazioni. Per la mente chiusa è un passepartout, mentre suona un déjà vu. Balla la balla, tomologata, balla la balla, tomologata, balla la balla, balla la balla.
Mister Papione. Ma con i testi tasta testicolisto, tra gli scarti tu tra i ridicoli, la mia orchestra pesta, prende la tua anima e la sequestra. Festa d'oltranza, rivolta che avanza, crolla la stanza. Scusami, tanto te l'ho detto con le buone, e tu non l'hai capito, coglio clone. Tu che sei vivo sulle riviste, io che quando scrivo apocalisse, con la sinapsi che muove i massi, fa dei passi da gigante, ma non è tra gli interessi della gente che è con classe. Balla la balla tomologata, balla balla la balla tomologata, balla la ballata. Balla la balla tomologata, balla balla la balla tomologata, balla omologata. Balla la balla tomologata, balla balla la balla tomologata, balla la ballata. Balla la balla tomologata, balla balla la balla tomologata, balla omologata. Che suona dolce, tranquilla e felice, superficiale in superficie. E chi ha detto suono spontaneo, aveva il copione in mano. Muove le folle a tarantelle, suono più forte, prendi le sberle. Leggi lo spartito che ti detta il boss, fai l'indipendente, cuce indie Jobs, la versione in musica di Steve Jobs. Suoni monotono e monotono, io che ricapitolo, io che ti decapito, frenetico, ricarico, comico, drammatico, ironico, polemico, patetico, wow, non hai capito un cazzo, ciao! Balla la balla tomologata, balla balla la balla tomologata, balla la ballata. Balla la balla tomologata, balla balla la balla tomologata, balla omologata. Balla la balla tomologata, balla balla la balla tomologata, balla la ballata. Balla la balla tomologata, balla balla la balla tomologata, balla omologata. Siamo tornati dopo la mia corsa, come la faccio sempre la corsa per arrivare qui. Marco? Sì, no, io volevo chiedere, visto che l'hai accennato tu prima, un po' com'è da voi in Puglia la situazione del suonare live? Vai. Non ci vuole la campana, ci vuole proprio il campanaccio. Campanaccio, la mucca. Ma da là. Da noi com'è la situazione? Diciamo che... Allora, secondo me ci sono tante band in gambissima, tranne noi, però cioè, il livello è alto, il livello pugliese secondo me è molto alto. Perché? Perché effettivamente per suonare devi farti un culo così, cioè nel senso che da noi praticamente, cioè, non dico che quasi quasi non ci siano spazi, però effettivamente solo cover e tribute band, cioè sì. Trovare un locale... Che ti permetta cioè, che ti dia lo spazio di fare inediti ci e sono, che soprattutto sono pochi, sono ahimè quelli che ci sono, che per carità sono persone tranquillissime, meno male che ci sono, ahimè sono poco attrezzati, perché comunque vuoi o non vuoi per una band cioè un minimo di spazio ci deve essere, e quindi è, secondo me è abbastanza triste ed è un peccato, perché secondo me la creatività non manca, nel senso che ci sono veramente delle situazioni molto belle, cioè il problema è che tu non riesci ad accedervi, perché o devi essere a conoscenza dell'amico che conosce l'amico, oppure devi garantire un tot di persone. Noi una volta cioè, abbiamo detto no proprio a un locale, perché lui ha detto testuali parole, ha detto a me non me ne frega un cazzo della musica che fate, l'importante è il numero di coperti che mi portate. Cioè, proprio cioè, capito? Cioè, no vabbè, non facciamo gli stronzi, però cioè, a questo punto capito, tu dici vabbè, allora che cazzo sono a fare, cioè, capito? Cioè, queste sono le situazioni. Ci sono anche diciamo qualche circolo arci, qualche centro sociale, qualche locale che fa suonare,
Il problema è che secondo me, no, che, dalla regia mi dicono di fare nomi e cose, ma qui mi hanno chiesto in Puglia, quindi vabbè, mi dicono che mi daranno mazzate. Io chiedo a Matteo l'aiuto. L'aiuto a darti mazzate. Ma questa è la prima volta che venite a suonare in campagna o no? Abbiamo suonato a Eboli, a un contest, e a Vico e Quens, sempre da un altro contest, e devo dire che ci siamo trovati molto molto bene. Quindi trovate delle differenze fra... Senti, sì, Vico e Quens è pieno di gnocca. Vico e Quens, no, seriamente, cioè, Vico e Quens, io non ho visto, cioè, pure la mamma era buona, capito? Cioè, non c'era una che era, cioè, erano tutte tettone, tutte fighissime, capito? Cioè, veramente un po' da, cioè, bisogna tornarci, capito? Per forza. No, vabbè, chiacchiere a parte. Sì, secondo me la differenza c'è, nel senso che io ho l'impressione che qui ci siano più spazi. Poi potrei anche sbagliarmi, quello che troppo sbagli, devi vedere come da noi, cioè, io credo che da noi, cioè, io non sto facendo la vittima, però da noi effettivamente sinceramente io credo che da noi veramente devi proprio combattere, ma non per trovare il posto, ma per inventarti la situazione, cioè, ad esempio lunedì vado con un altro amico che anche lui suona e scrive, cioè, andiamo a un camping estivo, perché vogliamo organizzare una situazione con altri gruppi bisciegliesi, cioè è un camping, non c'entra niente, però capito, è una cosa che è uno dei pochi modi, cioè, che hai per poter creare, capito, veramente se vuoi suonare, cioè, o la crei o non fai niente, esatto, se vuoi suonare e fare i cacchi tuoi, cioè della serie io voglio farti sentire la mia musica, che non è cover, è inedita, io devo organizzare una situazione, quindi devo trovarmi gli sponsor, devo fare volantinaggio, devo pubblicare, cioè, pubblicare tutto, cioè devo fare tutto per cacchi miei, ed è abbastanza è dura. Cioè, io credo di non esagerare, e cioè, chiaramente poi non tutti sono, cioè, si sentono poi motivati ad andare avanti, ovvio, perché, cioè, chiaramente è anche quello, io infatti credo che sia, diciamo, senza arroganza, credo che sia anche per quello che il livello in Puglia è molto alto, secondo me, proprio perché, cioè, la gente si fa, alla fine chi ci crede veramente lo fa, sì, abbastanza, sì, abbastanza, sì, triste, sì. Se altrimenti vi piacciono le tribute band di Renato Zero, siete ben messi, sì, più che, cioè, se vi piacciono, sì, infatti, se vi piacciono le tribute band, le cover band, proprio, ah, quindi anche voi anche da voi va di moda la tribute band, non è lo standard proprio, sì, rende economicamente, rende, quindi. Sì, ma io lo posso pure capire, il locale che fa un discorso di questo tipo, perché alla fine è un locale, un'attività deve andare avanti, però il problema è che se nessuno ci prova, cioè, resta veramente a noi fare tutto da noi, cioè dobbiamo organizzarle noi le serate. Guarda, io qua apro e chiudo parentesi, però c'è un locale da queste parti che ha iniziato con una tribute band al mese, ora fa tribute band ogni settimana e mette il biglietto d'ingresso per ascoltare le tribute band e invece fa le serate gratuite per i gruppi inediti. È uguale a quello che abbiamo. Viva la cultura! No, ma è proprio così. E vai. Noi la stessa cosa, cioè noi purtroppo, specie in provincia, cioè su Bari non tanto perché è una città più grande, però in provincia mettere l'ingresso a un gruppo inedito vuol dire giocarti la serata, perché, cioè, a parte i tuoi amici non verrebbe nessuno, anche se magari sei bravo, hai fatto tutte le cose in maniera giusta, hai fatto la pubblicità, ti sei mosso bene, il problema è che, cioè, da noi c'è un sacco di gente che parla di sostenere la scena, io non parlo di scena hip hop, parlo proprio di scena musicale in generale, sì, sì. Però in realtà, cioè, io a questa gente non ho mai visto comprare un disco, non ho mai visto, cioè, veramente predicano bene il razzismo, senza generalizzare, però credo siano veramente poche le persone che lo fanno davvero, molti parlano e basta, o comunque, se capita ad esempio il locale dove suoni, il prezzo te lo fa lui, vabbè. Quindi questo è il discorso. Vi è mai capitato tipo di andare ad una serata per 10 euro e una birra? Sì. Anche di meno, anche solo la birra. Anche meno. Anzi, ci abbiamo rimesso. Sono basta, lì. Sì, basta, sì, c'è stata una serata in cui c'è Giovanni, proprio è andato lì, non dico in ginocchio, ma quasi, a dire: voglio io, cioè, io non ho un lavoro, cioè, il mio lavoro è la musica, quindi dammi la cassa, cioè, dammi quello che hai preso di cassa, perché c'aveva ragione, capito? Perché a noi era stato, tra l'altro, noi siamo stati chiamati a questa serata, quindi non è una serata che abbiamo procacciato noi, c'era stato promesso un cachet e quel cachet non ce l'hanno dato perché praticamente non c'era più gente, ovviamente non era una serata che abbiamo organizzato noi, e il tipo lì ha detto: no ragazzi, qua io non mi trovo coi coperti, ciao, c'ho il cazzo, cioè io sono venuto a suonare, capito? E quindi sì, questa è la faccenda, questa è la situazione. Per chiudere questa parentesi nera della musica in provincia, in Puglia, in Campania, come da qualsiasi altra parte,
Mandiamo un altro pezzo, vi facciamo ascoltare un altro pezzo dei Panelon Project, forse dovevo starmene calmo, e torniamo qua, e infatti siamo molto più calmi, torniamo qui ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Un po' che ci rifletto, sai quando mi specchio, non so se mi rifletto. Qui più passa il tempo, meno tempo libero, ma non mi lamento, questa notte no. Potrei dirti ho fatto tutto, ogni storia, ogni progetto, il gran viaggio Megamix, un bel festacchione alla Project X. Cazzo ogni tanto ci vuole, ci vediamo in spiaggia quando cala il sole. Ho i suoni giusti per fare il macello e torni a casa in girello. Non ti conosco, non mi conosci, abbiamo una cosa in comune. Dici provvedo, dico prevedo, un altro risveglio con troppe lacune. Forse dovevo starmene calmo, imporre un limite e non superarlo. E non mi siedo, sorrido per collo, forse dovevo starmene calmo. Forse dovevo starmene calmo, imporre un limite e non superarlo. E non mi siedo, sorrido per collo, forse dovevo starmene calmo. E non mi importa più niente di niente, brindo attorno adolescente, volo come Peter Pan. Tutto a posto, Bangerang. Su questa spiaggia potrei raccontarti che guardo le stelle ma voglio spogliarti. Scola la brocca, balla, ma quanto cazzo sei bella. Noi siamo nati al contrario, non seguiremo il binario. Se vuoi cambiare scenario, non ti fermare a guardare l'orario. Varca il confine se il fine è comune, fino alla fine o alla fine d'insieme. Abracadabra, magia, lascia che sia pura follia. Canto ogni tanto ci vuole, sul bagnasciuga aspettando il sole. Stando vicini senza far piani, perché domani saremo lontani. Forse dovevo starmene calmo, imporre un limite e non superarlo. E non mi siedo, sorrido e barcollo, forse dovevo starmene calmo. Forse dovevo starmene calmo, imporre un limite e non superarlo. E non mi siedo, sorrido e barcollo, forse dovevo starmene calmo. Imporre un limite e non superarlo. E non mi siedo, sorrido e barcollo. Forse dovevo starmene calmo. Forse dovevo starmene calmo. Imporre un limite e non superarlo. E non mi siedo, sorrido e barcollo. Forse dovevo starmene calmo. Siamo tornati per la fase finale di Indifferenti su www.radiobaiano.it con i Final Project. Bravissimo. E in più, anche se no, non vuole parlare, mi avete incastrato. Ah, ecco, parla. Abbiamo con noi chi ci ha fatto fare, chi ci sta facendo fare tutte queste interviste, cioè il signor Davide Andreozzi di Insomnia Concerti, con cui vi abbiamo già detto stiamo intrattenendo questa collaborazione di 4-5 puntate. Poi ne parleremo a gennaio. Intanto i ragazzi sono pronti per un ultimo pezzo live. Più o meno siamo pronti. Ma te sei pronto? Sì, dopo. Sì, questo pezzo non c'entra nulla con gli altri. Tu spiega, io intanto mi accordo. Va bene, mentre la mia controparte si accorda, devo dire, allora, questo pezzo anzitutto si intitola Non la so. Ed è un pezzo che praticamente è stato scritto di getto, nel senso che ero molto in paranoia, come mio solito. No, vabbè, e avevo voglia di scrivere una cosa riflessiva e... sinceramente, grazie. Ok, si accorda. Mi hai appena sfondato un timpano, grazie Matteo. Fa male? Assai, assai. No, dicevo, raramente il pezzo è uscito di getto, nel senso che ho dovuto fare pochissime revisioni e cioè, in una notte praticamente è nato tutto. Solitamente ci metto molto molto più tempo. Non c'è molto da dire, nel senso che tematicamente sono riflessioni, tutto qua, sono riflessioni personali. È un pezzo, come ama definirlo il caro Matteo, sottone, nel senso che parla d'amore, per ore e ore. No, non è vero che parla d'amore, però è un pezzo sottone, cioè che ti manda un po' sotto, un po' in paranoia, un po' così serio. Uno di quei pezzi sai che in radio proprio non servono. Sì, che possiamo andare. Dai, ragazzi, è una balla. Sì, è una balla. È una balla. Alla nostra maniera, diciamo così. Però ci piace un sacco. Sì. Non è, cioè... sì, è una balla con il retrogusto di orecchietti. E cindy rap. Quando vuoi, caro. Mm.
sempre sveglio, cerco di far meglio. Penso a quello sguardo e a quel traguardo, al tuo disegno. A chi mi ha insegnato che davvero conta più una persona che qualsiasi corona. Quante volte ho perso, quante volte non ci riesco, quante volte non esplodo perché mi disinnesco. Provo a fare tardi, a svegliarmi presto, di giorno salto il pasto e di notte scrivo questo. E perdo di vista piano piano le certezze, scorre questa vita e non dà carezze. Passa tra le dita come sabbia, sento tanta rabbia, davvero se c'è un senso non lo so. Quanti dubbi nella testa se c'è una risposta. È un gran viaggio senza sosta se c'è una risposta. Quanti dubbi nella testa se c'è una risposta. È un gran viaggio senza sosta se c'è una risposta. Non ho mai capito il maledetto essere umano che si è così evoluto che fatica a starsi dietro. Non ho mai capito se la colpa è del veleno della civiltà moderna che scorre senza freno. Forse scaturisce dalle viscere del corpo. Non so se sono vivo o cammino mezzo morto. Non lo so se è giusto non reagire con violenza alla prepotenza e far la voce grossa. Non ho mai seguito le istruzioni e traccio la mia rotta unendo tante deviazioni. E al di là dell'argine, non per forza al vertice, non è tra queste pagine e nemmeno all'apice, ma dentro ad ogni iride che ho visto cose piccole, superare il limite, fare l'impossibile. Siamo disposti a tutto solo quando stiamo insieme, e tutto per un attimo, privo di catene. Quanti dubbi nella testa se c'è una risposta. Non la so. È un gran viaggio senza sosta se c'è una risposta. Non la so. Nella testa se c'è una risposta. Non la so. È un gran viaggio senza sosta se c'è una risposta. Non la so. Cavi, le cose, qualche piccolo incidente di percorso, ma insomma. No, volevo chiedere se appunto nella stesura dei testi collaborate tutti quanti o se solo tu che scrivi. Grosso modo sono io che, diciamo, partorisco un'idea e stendo un testo. Poi una volta che l'arrangiamento gradualmente prende forma, sotto, diciamo, sì, vabbè, comune accordo, un po' da... però lui comunque vado a limare le cose. Ad esempio, molti ritornelli li vediamo un po' insieme, perché comunque io scrivo anche le parti che poi canta Matteo e ovviamente lui mi fa presente alcune sue esigenze e io cerco di venirgli incontro. Oppure quando magari si tratta di qualcosa che non piace, non funziona, la si riscrive, si trova. Però grosso modo le idee partono dalla mia manina, quindi sì. Le scrivo manina io laboriosa. E poi manina laboriosa e niente, poi piano piano. Molto bello questo scambio di voci tra te e Matteo. Grazie. Prima di concludere, ricordiamo ai nostri radioascoltatori dove è possibile acquistare l'EP ed ascoltare. Dico prima acquistare perché è la cosa più importante. Dove è possibile trovarvi i social, allora, i social e le prossime date. Allora, ok. Allora, acquistarlo praticamente potete trovare il primo EP, Hope, sui vari canali digital store, insomma, quindi su Spotify, su iTunes, chi più ne ha più ne metta, sta veramente dappertutto. Mentre per quanto riguarda Troppo Strani, Troppo Eterogenei, il disco intero è su YouTube, quindi se lo volete ascoltare e lo volete scaricare a scrocco, a sgroscio da Brand, però dovete venire a sentirci. Potete farlo, però diciamo sarebbe più bello se venite ai nostri concerti, o comunque se proprio non potete fare a meno di questo fantastico, mitico, rivoluzionario EP,
potete mandarci un'email a panailanproject@gmail.com, richiedere la vostra copia fisica e noi veniamo a spedirvela senza, siamo senza così problemi. Siamo così sì, adesso, adesso possiamo farlo. Poi mentre... per quanto riguarda le prossime date, allora ce n'è una il 3 dicembre. Il 3, sì, 3 dicembre. Ah, ma anche oggi? No, e poi no, no, in realtà no. Prossime date, a dire il vero, non ne abbiamo perché. Perché stiamo registrando il nostro primo... LP, diciamo che possiamo chiamarlo LP, e quindi siamo barricati in studio perché finalmente abbiamo avuto la possibilità di poterlo registrare, di poterlo produrre, quindi non in maniera autoprodotta, e siamo barricati in studio notte e giorno, e dovrebbe, se tutto va bene, uscire nel 2016, nella primavera del 2016. Quindi per il momento date non ne stiamo cercando. Che altro? Però per seguirmi... Per quella di oggi io ringrazierei una persona in particolare. Sì, mia madre che mi ha dato la macchina per venire. No, sto scherzando, volevo super ringraziare Davide, perché insomma senza di lui non saremmo Santo qui. Davide. Davide, santo subito per questa data, e ovviamente volevo ringraziare anche voi perché ci avete insomma sopportato e supportato per un bel po' di tempo tutte le nostre chiacchiere cazzate. Ci avete dato il suo spazio. Per quanto riguarda i social, sempre Pan Island Project, che lo so è un nome difficile, però è il nostro, e Facebook, YouTube, SoundCloud, abbiamo anche un sito YouPorn. c'è un video di Matteo, siete attrezzatissimi, siamo Pan Island, sì, canale, sì, sfondiamo qualsiasi cosa, no, no, abbiamo un sito dove potete anche vedere i nostri video e un insieme di insomma di cazzate, chiamiamole così, perché noi siamo molto molto social, per non dire che siamo bimbi minchia a volte. No, puoi dirlo, puoi dirlo. Comunque, se andate sulla nostra pagina Facebook ci sono molti video che non hanno quasi nulla a che fare con la musica, però fanno parte della nostra diciamo natura cazzeggiona e allegra. Animalesca. Quindi soprattutto Facebook e il sito che è www.panelandproject.com. Prima di ringraziamo innanzitutto i ragazzi per essere venuti qui. Noi vi facciamo l'in bocca al lupo per stasera e per il vostro nuovo lavoro. Sono bravi, Wyoming. Sono bravi. Non mi fate parlare barese perché so non fare, ne sono proprio. Ma sono proprio bravi. Sono brevi. Sono grossi. Quello neanche. Allora, devo ricordare che entro domani mattina, domani pomeriggio, questa puntata sarà sul nostro canale YouTube, quindi su Radio Baiano Video. E noi invece ci riascoltiamo, ci rivediamo così metaforicamente. Giovedì prossimo saremo soltanto io e Marco perché il nostro Nino ci abbandonerà di nuovo. Sì. Nino, mi manchi così doppiamente. Così tu avrai più spazio, sei contento, prenderai il suo posto. E saranno con noi gli Psychopathic Romantics, sempre grazie al signorino Davide Andreozzi, quindi sempre in collaborazione con Insomnia Concerti. Noi chiudiamo con la versione ufficiale di Troppo Strani, Troppo Eterogenei. Yes. Quella tosta. E allora ci vediamo giovedì. Ciao. Troppo strani, troppo eterogenei, vendete visi vani, vani, mica geni. Sfondo porte chiuse, ballo monogato, dormi verso il fondo, un motivo criptato. We'll be right back.
chiusa, lancia rime alla rinfusa. Per ogni barra chiusa, la tua gatta fa le fusa. Tieni il passo, sfondo e passo, mica busso. Come no? Il mio estro caccia un destro che maldestro. Pappa e cover band, tali e quali a Barbie e Ken. Ten, ten, fa se rem, gang, bang, il mio.